con la serata finale pop punk Rebel Sunday di domenica 7 luglio ad ingresso gratuito insieme alla SED, Vaniglia e Bambole di Pezza, si è conclusa una straordinaria 11ª edizione dei record per il festival L'Umbria che spacca. I giardini del Frontone in festa, e ancora per l'ultima sera gremiti di tanti giovani, hanno così chiuso il sipario ad una 5 giorni di musica, talk e incontri nel centro storico di Perugia. Quest'anno è stata superata la soglia dei 10.000 biglietti venduti, per la precisione 10.634 con i concerti sold out di Mahmood e della coppia Salmo e Nois Narcos. Dal pop di qualità e da classifica si è passati al rap, ma anche per il cantautorato di Colapesce di Martino e di Fulminacci. Mi